Il paziente è grave, ma the show must go on. Dal letto di malattia di Gabriele, guardate, un uomo distrutto, ciò che ne rimane. Saluta gli amici di Arte. Ciao per amici te. Di Arte per te. E benvenuti nel nostro letto virtuale. Ho trasferito la cucina sul letto, guardate, rimbalzo, e ho fatto alzare Gabriele perché oggi dobbiamo girare un video molto importante, amore. Ci riuscirai? Proviamo. Ce la farai? E allora, oggi siamo qui per girare un video in collaborazione con i fantastici Mauro e Antonio. Non interrompere, per favore. Con i fantastici Mauro e Antonio di 55 Winston. 55! Ecco, aiuto. E allora, oggi in pieno clima di festa e di Natale faremo il torrone. I ragazzi Mauro e Antonio faranno il torrone, quello al miele, quello in pasta bianca, quello protetto dalle due ostie, superiore e inferiore, quanto è buono. Noi invece, se la situazione si stabilizza e non dobbiamo correre al pronto soccorso, se la situazione si stabilizza e non dobbiamo correre al pronto soccorso, fare qua la situazione è grave, ragazzi, stiamo sfiorando i 37,5, la zona rossa è dietro l'angolo. E allora ma che ridi? Io sto morendo. Lui sto morendo, ragazzi, lo devo rianimare. E come non come rianimarlo se non con un buon torrone croccante? Noi faremo la versione del torrone di mandorle croccante, quello marrone caramellato, per intenderci, quello che si taglia con quelle belle scaglie e che quando lo mordi fa quel croc e la scioglievolezza dello zucchero si mischia alla voluttuosità della mandorla. Un torrone buonissimo, mi è venuta l'acquolina, un torrone buonissimo, amore, ci dovresti vedere nell'anteprima, qua sei fantastico, un torrone buonissimo e tra l'altro molto molto semplice da fare, un torrone più per tutte le mamme, tutte le persone che vogliono passare un pomeriggio di festa e dare alla casa anche una profumazione. Senti, basta, di festa. Senti, basta, c'è rotto il torrone, andiamolo a fare. Andiamo a fare il torrone, ragazzi, e vediamo se al nostro ritorno lui è ancora qua. Ed eccoci pronti per preparare il nostro torrone di Natale. Natale! Quello croccante, quello alle mandorle. Allora, vi dico innanzitutto la proporzione. Vi dico la proporzione, sono il 50% di mandorle, il 40% di zucchero, il 10% di miele. Nel nostro caso l'ho fatta facile per un chilo, 500 grammi di mandorle a cui lascio la pellicola, la pellicina. Brava. 400 grammi di zucchero che io sto usando di canna, ma la ricetta originale prevede lo zucchero bianco, quindi voi usate quello che preferite, e 10 grammi di miele, io lo preferisco di acacia, ma potete usare anche il millefiori o anche altre aromatizzazioni. In più, vedete qui l'olio di semi, ci servirà per ungere il marmo. Infatti ci vedete in una location diversa perché siamo proprio su una console con ripiano di marmo, su cui verseremo il nostro torrone ancora caldo. E allora, cominciamo subito. Posso fare una domanda? Sì. Se i nostri amici non hanno le mandorle, lo possono fare con le noccioline? Allora, questo torrone viene buonissimo con le nocciole, ma per esempio il mio preferito è con le arachidi, perché l'arachidi non solo per quello, ma anche perché l'arachide caramellata diventa qualcosa di strabiliante. Esiste anche la versione multifrutti, quindi con mandorle e nocciole. Fatelo come vi pare, quindi divertitevi a creare con noi il vostro torrone di Natale, quello croccante. Dopo aver lavato bene il marmo, versate una buona quantità di olio e cospargete bene il vostro olio su tutto il piano. Tanto questo farà anche molto bene al marmo, su tutto il piano su cui andrete a buttare sopra il vostro torrone. Si può fare con l'olio di palma?
Fatto questo, cominciamo a fare il nostro torrone vero e proprio. Nulla di più facile. In una padella versiamo le nostre mandorle, versiamo tutto il nostro zucchero e versiamo i nostri 10 grammi di miele. Se avete le mani pulite potete fare così, se no prendete una spatolina come sarebbe giusto. Bene, andiamo sui fornelli. Allora prendiamo un bel cucchiaio di legno. Il cucchiaio come deve essere? Biondo e con gli occhi azzurri. Rimestiamo di legno, l'ho già detto. Rimestiamo tutto per bene. Il fuoco non deve essere troppo aggressivo, fiamma media, e aspettiamo piano piano che lo zucchero cominci a sciogliersi. Muovete continuamente le mandorle e lo zucchero. Di solito questo torrone viene fatto in una sorta di betoniera qui a Catania, vero? Lo mettono dentro quella macchina. Sì, sì, è vero, è vero. Che calia le cose, da noi si dice così. Sì, sì, è vero, è vero. Sei simpatico quando era pebbre. Sì, sì, è vero, è vero. Più di quando non ce l'hai. Sì, sì, è vero, è vero. Si mette tutto giù insieme perché le mandorle devono avere mano a mano temperatura come lo zucchero, perché se noi buttassimo le mandorle fredde all'interno dello zucchero rovente qualcosa potrebbe andare in tilt. Invece man mano si fa raggiungere la temperatura a tutto insieme. Così facendo le mandorle vengono belle tostate e acquisiscono un sapore un po' più amarognolo. Se invece volete il dolce prenominante e volete quindi le mandorle belle chiare, basterà far sciogliere prima lo zucchero da solo. Mettete a riscaldare le mandorle in forno senza farle tostare, quindi unite gli ingredienti caldi insieme dopo la fusione dello zucchero. A questo punto siamo quasi pronti, è del tutto caramellato, ora ci spostiamo di là per dare la forma al nostro torrone sul piano di marmo. Ed eccomi col torrone, andiamo a bestare. Wow! Voi dovreste sentire il rumore che fa quando tocca la superficie fredda. A questo punto stendetelo velocemente basso. Voilà, e questa è la nostra massa di torrone. Adesso aspettiamo che si freddi un pochettino. Quando è ancora tiepido, non del tutto freddo, ma quando tutte le mandorle comunque rimangono attaccate, quindi non adesso che ancora le mandorle vengono via, lo taglieremo ancora caldo. Lo stacco dal fondo così lui si raffredda prima. Proprio mi sento una di quelle con la bancarella. Ma sai che sei una maestra torronaia. Prendilo con le mani, giro. No. Bene, siamo giunti al momento del taglio, no? Tu sì che sai spezzare il torrone. Non fatelo freddare troppo perché sennò non riuscirete più a spezzarlo. E poi è difficile da mangiare tutto intero, vero? Sì, abbastanza. Potete deciderlo di lasciarlo a stecche, così, oppure porzionarlo a bocconcini. Vabbè, insomma, avete capito, il procedimento è questo qua, molto semplice. Sì. Si taglia, lo gustate con molta facilità. Fatelo, si può accompagnare col caviale, lo consigli accompagnato col caviale? No, ma con un rosolio sì. Fatelo raffreddare totalmente. Buon torrone a tutti. Vi lasciamo alle foto, ciao e buon Natale. Buon Natale, finisco di tagliarlo e vi faccio le foto, ciao. Semplice fare il torrone, e quindi anche tu, se stai bene come me, fai questo torrone e poi corri a vedere come hanno fatto i nostri amici il loro torrone, quello morbido, per intenderci. Ragazzi, è talmente facile che anche se state come lui lo potete fare lo stesso. Che fa, ti sei spento? È talmente facile che anche se state messi come lui lo potete fare tranquillamente. L'unica cosa che serve è il marmo, mi raccomando, che dovete ungere bene con un po' d'olio. Non fatela sul piani da lavoro tipo top in legno, e soprattutto ricordatevi di ungere bene il supporto, sennò questo torrone potrebbe rimanere parte integrante della vostra cucina per i prossimi 5 Natali. E allora, dove possono trovare i nostri amici il marmo? Beh, naturalmente, se vi è avanzato dalla vostra lapide potete utilizzare quello. Lo sapevo che lo diceva. Brava, brava.
Amoruccio, io non userò la tua perché penso che dobbiamo usarla molto presto. Quindi, se anche voi avete un marito che con 37 e mezzo sembra quasi incomato, mettete un bel pollice in su. Io so che questo video sarà molto spollicciato per questo, fate tanti auguri a Gabriele, ora lo rimetto su con un po' di torrone. E speriamo la prossima volta di ritrovarci sempre qui con questo pulzello in buona salute. No. Noi mandiamo un bacio pieno di microbi ai ragazzi di 55, Winston 55, Mauro e Antonio e soprattutto tanti tanti baci microbosi anche a voi. E noi ci vediamo sempre qui sulle vostre tavole. Ciao, buona tachipirina.